Due fatiche letterarie dedicate allo sport e alla disciplina che maggiormente scalda il cuore dei napoletani, il calcio e la compagine azzurra del Napoli. Presso D'Angelo Santa Caterina in via Niello Falcone, il giornalista Franco Esposito ha presentato 12 Leoni, Vinicio e il suo Napoli, rivoluzionarono il calcio, edizione Absolutely Free Editore, e Dentro i secondi, lo sport degli ultimi che diventano primi, scritto da Dario Torromeo. Ascoltiamo l'autore e il grande calciatore e allenatore del Napoli, Luis Vinicio. Il messaggio che vogliamo lasciare è quello di far rivivere quell'epoca, non solo calcistica ma anche della città. Un mondo completamente diverso, si capirà, questo è facile da capire, da quello di oggi. In Dentro i secondi invece il messaggio vuole essere un altro, cioè questi sono i secondi che per noi, per me e l'altro autore, il coautore Dario Torromeo, mentre per 12 Leoni il coautore è Marcello Altamura, giovane collega valido, validissimo, che ha realizzato le interviste a tutti i giocatori protagonisti di quella di quelle stagioni, cioè i 3 anni di Vinicio. Piacere molto grande, perché prima di tutto al sapere che una persona che, come me, che non mi sento veramente assolutamente al di fuori della normalità, essere, diciamo così, in questo momento alvo di un libro che racconta un po' la mia storia. Sono stato sempre una persona molto normale, ho fatto la mia carriera cercando sempre di fare del mio meglio, sia come voi sapete, calciatore prima e poi anche allenatore. Alla presentazione ha preso parte anche l'ex gloria partenopea mister Faustino Canè, che si è soffermato a valutare il Napoli di Sarri. Questa squadra qui, con quello che noi avevamo visto fino a 3-4 mesi fa, è veramente è un nuovo terremoto nel senso buono. Anche io, che vivo qua da 52 anni, sono meravigliato, e questo va un plauso sicuramente all'allenatore, però dobbiamo vedere quello che si diceva prima di questo stesso allenatore. Siccome il calcio è cambiato, e allora vuol dire che ha ragione in pieno De Laurentiis.